Raga, prima di iniziare vi faccio vedere che cosa mi è stato mandato a casa. Guardate qua, che bella è la maglia nera oro del Barcellona. È qualcosa di bellissimo e se vi va di prenderla anche a voi, io vi invito direttamente ad andare su questo sito qua. Ragazzi miei, trovate maglie, felpe, tute a prezzi bassissimi. Sono veramente belle, belle, belle. In descrizione vi lascio il link e c'è il mio codice sconto. Tramite il mio codice sconto potrete acquistare questa o qualunque altro tipo di maglia, felpa, eccetera, con uno sconto veramente significativo. Non solo, perché con questo codice sconto anche la spedizione non la pagherete. Quindi mi raccomando, non sbagliate, link in descrizione, cliccateci per acquistare maglie, felpe, tute e tutto quello che vi pare da questo sito qua. Buongiorno ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Benvenuti nella rebuilding con il Crotone. Abbiamo dato il Crotone a Marco Giampaolo e dopo la retrocessione del Crotone da ultimo, da penultima, vedremo. Oggi proveremo a portarlo sul tetto d'Europa e del mondo, facendogli vincere la Champions League e tutto quello che si può vincere. Ma prima di iniziare vi invito ad iscrivervi numerosissimi a questo canale perché siamo Road to 200. Quindi mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale, non deludetevi mai. Iscrivetevi, lasciate tantissimi mi piace e fatemi sentire tutto il vostro supporto. Soprattutto rimanete fino alla fine del video per guardarlo tutto quanto e vedere com'è finito. Stavolta c'è un upgrade importante. Ogni volta che si gioca con il Crotone, veniamo, non lo so, però si viene cacciati. Di base è così. Ecco, questa volta, al di là del fatto che potremmo essere esonerati, riproveremo e riproveremo e riproveremo finché non riusciremo a vincere la UEFA Champions League. Quindi potremmo arrivare anche tipo al 2040 con 10 esoneri alle spalle. Detto questo, vi faccio guardare la squadra rapidamente. Abbiamo Cordaz, 72-37 anni, è una leggenda. Diciamo che se riesco un altro portiere lo prendo. Poi abbiamo Marco Festa, che è il nostro secondo. Crespi lo vado a prestare, ma lo potrei anche vendere. 19 anni, 49. Mamma mia, centrale di difesa abbiamo Gigi, 27 anni, 71 me lo tengo. Magaian, 26 anni, 72 me lo tengo. Luperto, 23 anni, 71 me lo tengo. Golemitz lo vado a vendere, 65 anni, 29. Cuomo, 58 di overall, 22 anni, lo vado a vendere. Marrone me lo tengo, Marrone lo potrei anche vendere, cioè lo vendo. Marrone, 73, 70, 30 anni. A destra abbiamo Rispoli, che sta diventando un esterno destro, quindi va bene assolutamente così. Anche se pure Rispoli potrebbe anche partire volendo, essendo lui un 31enne. Rezza me lo tengo, Arkadiusz Rezza, 70 di overall, 25 anni. Ecco, a sinistra c'è anche Mazzotta, 68 di overall, 30 anni, anche lui lo vado a vendere. Centrocampisti centrali abbiamo Magaian, sì, Magaian, ma che sono rincoglionito, Eduardo Enrique, 25 anni, 71. Cigarini, 34 anni, 72, che parte per farci fare qualche soldo. Zanellato lo presterò, 61 di overall, 22 anni. Petricciotti invece lo vado a vendere, 69 di overall, 25 anni. In realtà potrei anche pensare di prestarlo, Petriccione, in modo che magari cresce e diventa un valido calciatore. Vulic me lo tengo, 69 di overall, 23 anni. Romero lo presto, 24 anni, 62. Benali me lo tengo, 28 anni, 71. Sulla tre quarti abbiamo Rojas, il cileno Rojas, che andrà in prestito. Esterno destro Pedro Pereira, 22 anni, 69, me lo tengo. Molina, 67 di overall, 28 anni, lo vendo. Alla destra Unas, 74 di overall, 23 anni, me lo tengo. Lo blindo anche, il giocatore più forte che abbiamo, quindi non parte. Messias lo sto trasformando, vediamo se cresce, anche se in realtà c'ha un overall veramente ridicolo, 69, 29 anni. Simi me lo tengo, 72, 28 anni. Di Carmine lo vado a vendere, 72, 31 anni. Dragush è in prestito da noi, vediamo se riusciamo a prenderlo. Rivier, va, Rivier, che cazzarola ci devo fare, lo posso anche vendere alla fine. C'ha 30 anni, 67. Ragazzi, sarà veramente, veramente difficile fare mercato con questa squadra di Marco Giampaolo. Noi però giocheremo con il 3-4-3. Questo è il modulo che ho in mente per provare a portare in alto il Crotone. Prima partita del torneo precampionato, abbiamo pareggiato 1-1. Sarebbe oro passare questo torneo e prendere 4 milioni, ragazzi miei. Intanto ho venduto Rispoli per 2 milioni al Mainz. Allora, partiamo dal fare mercato.
Lars Unnerstall, portiere di 75 di oro a 29 anni, gioca in questo momento al PSV, se non sbaglio è in scadenza, quindi potremmo anche pensare di risparmiare qualche centesimino e non costerebbe nemmeno troppo. Inizio a pensare che abbia rinnovato il suo contratto, perché loro vogliono 4,2 milioni, quindi vogliono più di quanto costa realmente, quanto valga realmente il calciatore. Proviamo con 3,5 milioni, vediamo che cosa dicono. Gli serve del tempo per riflettere. Che palle. Purtroppo abbiamo poco tempo per vederli fare le prime donne. Intanto qui giochiamo con l'Augsburg, l'ultimo match del torneo precampionato. Abbiamo vinto 2-1. Non ci posso credere. Non so se siamo passati. Speriamo di sì, che saranno un paio di milioni buoni. Sì, siamo passati. Ottimo. Meno ottimo il fatto che la risposta del PSV resta inaccettabile. Quindi dobbiamo andare di nuovo a trattare, sperando di risparmiare il più possibile. Ragazzi, ci abbiamo pochi soldi. Allora, 3,6 milioni più Cordaz, no, sei incazzato. Senti, vabbè, basta, noi ci possiamo mettere a discutere, a litigare tutto il tempo per questo giocatore. Vorrà dire che proveremo a prendere qualcun altro. Cioè, il PSV si è impuntato, ha detto voglio 4 e 2 niente. Io piuttosto, dove sta? Dove è finito? Vado a prendere Pat, ce l'hanno in più, 75 di overall, del Groningen, continuo a fare mercato in Olanda e provo a muovermi sotto questo punto di vista, cioè. Ok, abbiamo chiuso per 3,4 milioni più il 10% di un'eventuale rivendita, ma tanto c'ha 30 anni, quindi non è che mi interessi granché la rivendita sul calciatore. Io offro 9,000, che è più di quanto prende di là, e ovviamente lui per venire in Italia vuole un sacco di soldi, te pareva? Ok, l'abbiamo preso comunque Pat. Allora, proverei in difesa a prendere Rodrigo Eli. E ha un valore di 6,5 milioni. Gioca al Deportivo Alaves, ha 26 anni, ma soprattutto conosce bene il nostro campionato, perché non so se ve lo ricordate, ha giocato in Italia al Milan. Quindi Rodrigo Eli potrebbe essere un buon calciatore da prendere. Allora, guardate, stiamo trattando su cifre giuste, perché più o meno siamo sui 5 milioni di euro più Golemic. Loro vogliono 5,9. Dai, dammelo a 5,2, dai, non mi fa svenare per prenderlo. Hanno accettato, ragazzi, fermi tutti, perché questo potrebbe essere ottimo. Rodrigo Eli, titolare dietro, potrebbe veramente essere ottimo per la nostra idea di gioco. Ok, preso Rodrigo Eli. Altro giro, altra corsa. L'altro nome è quello di Aleksandar Dragovic, anche lui in scadenza, 29 anni, 75 di overall. Lui va a diventare un fenomeno, non so se ve lo ricordate, si parlava di come un futuro campione, invece alla fine è sparito e non se ne è saputo più nulla. Adesso gioca ancora a Leverkusen, ma è in scadenza. Proviamo a mettergli Luca Marrone e 3,000,000 euro. Vediamo che cosa ci dicono. Non vogliono Luca Marrone, vogliono 4,8 milioni. Ok, abbiamo chiuso per 4,4 milioni. Siamo pronti per prendere anche il secondo titolare in difesa. La cosa per cui mi dispiace veramente tanto, ragazzi, è che stiamo finendo i soldi e quindi già non so più che fare. Però sappiamo benissimo, ormai l'abbiamo imparato dopo anni e anni di questo gioco, che qui tutto praticamente è fatto dalla difesa. Quindi, nel senso, se hai un'ossatura forte dietro parti già molto avvantaggiato. Intanto abbiamo preso Dragovic. Quindi, alla luce di ciò, dietro i titolari diventano GG, perché c'è 71 ed è giovane, Eli e Dragovic. Mentre tanti altri possono anche lasciare casa, possono anche partire volendo, perché ci interessa il giusto. Ma Gigi non è giovane, allora, allora lo vendo addirittura Gigi se riesco. Tengo Dragovic, Eli, Magaian. A Luperto è giovane, ecco, faccio giocare Luperto piuttosto che... Se fossi più giovane Gigi, grande delusione. Non Gigi per te, non Gigi. Tra l'altro stiamo ancora con Mazzotta alla sinistra, ragazzi, per farvi capire la situazione attuale. Allora, Messias intanto è pronto a diventare una alla sinistra e cresce di uno, quindi almeno abbiamo un 70 lì, meno male. Lo andiamo immediatamente a mettere in rosa, eccolo qua Messias, quindi già qualcosina la stiamo facendo. Solo, ragazzi, che la squadra secondo me è veramente a caro amico, non so come farla salvare questa squadra. Simulazione veloce, abbiamo perso 1-0, vabbè, ci sta, dai, ci sta. Allora, dovremmo provare a levare l'ultimo 60, che è un esterno destro, però Rigoni costicchia, non lo so se ce la facciamo, raga, non so proprio se ce la facciamo. Allora, gli offriamo Di Carmine e 3 milioni, vediamo che dicono. Di Carmine 3-3, va bene, l'importante è prendere in questo momento Emiliano Rigoni, giocatore dell'Elche, tra l'altro.
l'altro anche lui c'ha un buon overall, ma soprattutto anche lui ha un passato nel nostro campionato, perché se non vado errato ha giocato con l'Atalanta, aveva fatto anche discretamente bene, poi avevano deciso di non riscattarlo, però insomma aveva fatto bene, quindi nel senso è uno dei quei giocatori che potrebbe farci comodo e che potrebbe riscattarsi nel nostro campionato. Ok, lo abbiamo preso. Anche qua abbiamo messo una pezza importantissima. Nonostante ciò, raga, mi dispiace, ma non riesco proprio a vedere il Crotone come una squadra competitiva che possa salvarsi. Servirebbe un miracolo. Intanto, prestato Zanellato, venduto Mazzotta per 1,2 milioni al Basilea, prestato Crespi, venduto Molina per 1,1 milioni al Dijon. Qualche soldino sta entrando, poi bisognerà fare anche dei sacrifici, secondo me. Intanto prestato Romero al Kayserispor. Giocatore che dovrebbe arrivare, guardando la squadra, è un esterno a sinistra o un'ala sinistra, insomma. Tipo provare a prendere Maximiliano Mesa del Monterrey, 75-27 anni, che comunque non è uno dei giocatori di cui abbiamo appunto la possibilità economica di prenderlo, però ci proveremo tramite qualche scambio. Sì, vabbè, no raga, non stavo a guardare. Come famo a prenderlo questo? No, termina trattativa, al momento mi dispiace ma non possiamo trattare per lui. Peccato proprio, però è così. C'è niente da fare, è così. Intanto ragazzi, purtroppo ecco il sacrificio di cui vi parlavo. Venduto Simi per 3,5 milioni al Braga. E con questi soldi andiamo a prendere un giocatore che abbiamo preso solamente una volta in tutta la nostra storia, ma che potrebbe cambiare le sorti del nostro futuro. E quindi Brobbey in scadenza, credo, oppure ha rinnovato, non lo so, dall'Ajax mi sa che ha rinnovato. Ad ogni modo proviamo a prendere lui. Ok raga, abbiamo chiuso a 3,950 milioni. Mi sembra molto buono. So che è leggermente più scarso di Simi, un punto overall più scarso, però questo ragazzi, se gioca, c'è la possibilità che in poco tempo diventi un fenomeno. E quindi io mi auguro, come dico sempre quando prendo queste squadre, veramente basta che vada bene una stagione, ma una di numero che ci va di culo e tutto si indirizza nel posto giusto. Ed ecco qua Brobbey che firma il suo contratto, il suo primo contratto con il Crotone. Quindi l'importante in questo momento è riuscire a salvare la categoria, non essere esonerati al primo anno. Questa è veramente l'unica cosa che conta, ragazzi. Venduto Cicci per 2,3 milioni all'Anderlecht e venduto anche Benali per 2,5 milioni al Feyenoord. Detto questo, che ve posso dire? Io prenderei il centrocampista centrale se ce la facessi. Sarebbe ottimo se ce la facessi, però Allora facciamo una cosa ancora più intelligente. Riproviamo a prendere Maximiano Mezza, che secondo me ragazzi, se riusciamo a prenderlo, facciamo un colpaccio a sinistra. Allora proviamo a partire da 5,5 milioni. Loro chiedono 6,7 milioni, che però in questo momento non abbiamo. Manco voglio darglieli, a parte non ce li ho, però non glieli vorrei dare qualora ce li avessi. Allora proviamo a dare Cigarini più 4 milioni e basta, vediamo un po' che succede. Per un totale di 500, niente, 6,7, ragazzi, ma non ce li ho quei soldi io. Dai, proviamo con 6,7, che coglioni, basta lamentarti sempre, dammelo infine. Ok, abbiamo chiuso a 6 milioni, santo cielo. Ma bisogna vedere se lo stipendio gli va bene o se vuole più soldi. E madonna, prende 40,000, non ce la faremo mai, che palle. Ma perché prende 40,000 al Monterrey questo? Gli offro tutto, vediamo che dice. Infatti, bene così, evviva. Non riusciremo mai a prenderlo Mezza, ragazzi, sarà il nostro incubo più grande. Niente, ha detto che ci pensano. E ci pensassero, si facessero un balletto, ma che ve posso fare io? Niente, offerta rifiutata. Va bene, ciao Mezza. Quello che si suol dire una mezza merda. Tanto abbiamo prestato Petriccione alla Aston Villa per 2 anni. Venuto Cuomo per 470,000 euro. Euri. Andiamo a simulare la gara contro la Samp. Non lo so, un miracolo ci servirebbe per passare turno in Coppa Italia. Oddio, miracolo, Messias e Brobbey. Ragazzi miei, il Crotone spugna. Do cazzo, espugna ragazzi, il Crotone espugna il Ferraris, non ci posso credere. Allora sentite, a questo punto facciamo una cosa, andiamo a prendere magari quei giocatori che potrebbero farci comodo per il futuro. Tanto alla fine è inutile svenarsi tipo per Mezza. Quindi io andrei a prendere Soppi. Ok, abbiamo chiuso per 2 milioni di euro. Brandon Soppi ragazzi è un giocatore di quelli che potrebbe diventare fortissimi. Però bisogna anche cambiargli ruolo, perché noi giochiamo senza terzino destro. Però potrebbe veramente diventare fortissimo. Tanto a sto punto incrociamo le dita, speriamo che Dio ci ha la manni buona
E speriamo che il Crotone si salvi. Questa è la cosa che posso dirvi. Poi si vedrà. Ok, preso Brandon Soppi intanto. Un giocatore intrigante, Antonio Blanco del Real Madrid, che se si riesce a prendere pure lui è tanta roba. Va bene, dai, chiuso per 2 milioni di euro. Anche lui comunque questa è una cifra che ci può sta. 20 anni, cioè magari cresce. Ma magari cresce. Però quanto può crescere, ragazzi, in una stagione dei 4, dei 5, dei 12? Quanto può crescere? Comunque non sarebbe male per il futuro, questo è certo. Ok, preso Blanco. Poi direi di provare a prendere Nico Williams, di costruircelo in casa, il mezza, che al momento non possiamo permetterci. Ma sapete che c'è? Luca Marrone più 830.000. Aspettate, proviamo a dargli un po' di meno, che se no, se me l'hanno fatta loro questa offerta, potremmo anche risparmiare ancora qualcosina. Ma sì, 630.000. Ma sai che c'è Marcelino? Che io Nico Williams te lo prendo proprio. Potrebbe proprio farci comodo Nico Williams. Ma perché vuole essere importante? Non giocherà mai, questo mi chiederà la cessione tra un anno. Ma ti pare? C'ho più ali che chili. Ok, vediamo se dice di sì. Perfetto, preso anche Nico Williams. Detto questo, io regà penso che siamo quasi agli sgoccioli del mercato. Allora, Soppi lo facciamo diventare un difensore centrale. La cosa che mi dispiace tanto, raga, è che alla fine non siamo riusciti a fare un centrocampo come volevo, come avrei voluto fare. Perché, a parte che importa perché c'è ancora Kordaz. Ma che ci penso, scusate, eh. Di subito Pat. Ma al di là di questo, sì, ve l'ho detto qual è la cosa che mi dispiace di più. Però vabbè, non si può avere sempre ciò che si vuole. Va bene così. L'unica cosa che posso provare per chiudere il mercato magari è prendere Cesar Huerta in cambio, ma non penso che me lo diano in realtà. Ma ci proviamo. Di Rivière, che ha 30 anni e è pure scarsissimo tra l'altro. Facciamo 700.000 più Rivière. Vediamo che dicono. No, non vogliono Rivière. No, ma perché non vogliono Rivière? Dai. Non so poi se posso permettermelo. Il problema è quello. Io accetterei pure, ma non so se posso, non posso permettermelo dopo. Dopo aver speso 1.450.000. Ma hanno accettato, ma non so. Quanto prende al Chivas, al Chivas, al come cazzo si chiama? Huerta, perché non lo so proprio, ragazzi. Non lo so proprio. Allora, prende 8.000, quindi forse ce la facciamo, eh. Proviamo a partire da 10.000. Ok, perfetto. Huerta è stato preso. Detto questo, la rosa l'abbiamo allungata a dovere. Io incrocio le dita e spero che tra qualche mese saremo qui a dire vive, 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 è andata bene. Il primo anno, come sempre, basta la salvezza. Questo e niente più. Andiamo a giugno, pronti via. Sono veramente euforico, ragazzi miei. Siamo ancora allenatori del Crotone. Quindi, insomma, tanta tanta roba. Non so se ci siamo salvati, ma siamo allenatori del Crotone. Andiamo a vedere com'è andata. Obiettivo almeno 40 punti. Vediamo un po' se ce l'abbiamo fatta. Agosto, vinta Coppa Italia, perso 3-0 alla Juve, pareggiato 2-2 con il Napoli, un punto l'abbiamo fatto. Settembre, mamma mia, perso 2-1 con l'Atalanta, 3-4 con la Samp, 3-2 con il Milan, però ce la giochiamo. Hai vinto 1-0 col Bologna, siamo a 4 punti. Ottobre, perso 0-3 col Bologna, 1 punto col Toro, 5 punti, 1 punto col Cagliari, 2-2, 6 punti. Poi abbiamo perso 4-0 con l'Inter, 1-2 con la Fiorentina, stiamo a 6 punti. Novembre, madonna, pareggiato 2-2 col Verona, 7 punti, perso col Parma, perso con la Roma. Dicembre, pareggiato col Genoa, 8 punti, vinto col Sassuolo, 11 punti, perso la Lazio, 0-3. Genoa, sì, Genoa, gennaio volevo dire. Madonna che mese è gennaio, fermi se siamo salvati a gennaio. 11, vinto l'Udinese, 14, vinto con lo Spezia, 17, vinto con il Cagliari, 20, siamo usciti in Coppa dei rigori ma ci sta. Pareggiato con l'Udinese, 21, vinto col Sassuolo, 24, ragazzi miei. Febbraio, vinto 2-1 con il Genoa, 27, perso con la Lazio, va bene, perso con la Roma, perso con il Parma. Marzo, perso con il Milan, pareggiato con il Benevento, 28, perso con la Samp. Aprile, perso con l'Atalanta, perso col Verona, pareggiato con la Fiorentina, 29, vinto con il Torino, 31, perso con il Bologna. Maggio, perso con il Napoli, pareggiato con la Juve, 32, perso con lo Spezia, vinto contro l'Inter, 35 punti. Siamo arrivati, 36 punti, ero perso uno per strada, siamo salvi comunque ragazzi, l'importante è essere salvi, l'importante era rimanere in categoria, siamo salvi, 16° posto, tanta tanta roba. Andiamo a guardare le tornate dei nostri giocatori. Pat è salito di 1, Kordaz è sceso di 6, vabbè immaginavo. Festa è rimasta a 62, sale di 3 Crespi, Luperto sale di 3, arriva a 74, Dragovic sale solamente di 1 ma è rotto, 76, Eli 77, sale di 2, Soppi sale di 2, arriva a 69, Magallan sale di 1, arriva a 73, Rezza sale di 3, arriva a 73, Enrique sale di 3, arriva a 74, Cigarini scende di 6, mamma mia, Blanco sale solamente di 1, grande delusione Blanco, Vulic sale di 2, arriva a 71, Romero sale di 1, arriva a 63, Zanellato sale di 2, arriva a 63, Pedriccione sale di 1, arriva a 70, Rojas sale di 3, arriva a 60, Rigoni sale di 1, arriva a 76,
3 gol e un assist, ma aspettavo di meglio. Pedro Pereira salitino arriva a 71, Messias salitino arriva a 70, un assist salitino arriva a 77, 7 gol e 6 assist. Nico Williams salitino arriva a 70, Brobbey sale di 5, ragazzi miei, Brobbey sale di... arriva a 76, 12 gol e un assist, Rivier sale di 1, arriva a 68, Huerta salitino arriva a 68, Dragus salitino arriva a 67, ma tanto Dragus tornerà a casa sua, è andata veramente tanto 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 bene. Andiamo alla stagione successiva, dai. Allora, dare una rapida occhiata, di sicuro abbiamo bisogno di un difensore centrale, vorrei anche un'ala sinistra e un esterno sinistro, quindi migliorare la fascia sinistra, non difensore, scusate, un centrocampista centrale, quindi prendere uno al posto di Cigarini. Non so se ci riusciamo, però quantomeno ci proveremo. Intanto abbiamo ceduto Cigarini e Rivier, li avevo venduti già a fine mercato dell'anno scorso. Mentre qui in torneo precampionato sembra che non ne azzecchiamo una, no, non ne azzecchiamo uno, senza sembra. Niente raga, avevo messo in lista Ndiaye che volevo prenderlo, ma da quello che ho capito la Fiorentina sta trattando per prenderlo e quindi invece ce la prenderemo in del culo, mi sa. Sentite, io senza sapere né leggere né scrive, Minghesa lo prenderei svincolato, Oscar Minghesa, secondo me è uno di quei giocatori che se gioca arriva almeno a 76-77, insomma adesso ci avrà tipo 69 secondo me, però per essere svincolato male non è, a parte quel gruppone del Barcellona che vorrei portarmi a Crotone per fare i rosso-blu più forti. Allora, vediamo se... vediamo quanto c'ha. 71, non male. Allora, un altro svincolato che potrebbe farci comodo è questo Arthur Fake brasiliano, che secondo me ci avrà sui 74 circa. E se mi ricordo bene, infatti mi chiede di essere importante, va bene, male che vada lo vendo l'anno prossimo. E secondo me è un giocatore che potrebbe farci molto comodo, anche perché è un 25enne, quindi... c'ha l'indole de cresce, quindi va bene così. Perfetto, perfetto, preso. Vediamo quanto c'ha anche questo Arthur. 74, benissimo. Facendo un giro negli svincolati per cercare di accaparrarmi più calciatori validi possibili, vista la nostra situazione non rosea. Ma sai che io quasi quasi lo prenderei Romero. Mo non lo so se è il portiere che fa per noi, non lo so, però 79 di overall. Io quasi quasi una stagionina a Romero per arrivare a metà classifica gliela farei anche fare, se posso essere sincero. So che è un acquisto in più, che è un plus in questo momento. Vabbè, male che vada lo vendiamo, però io gliela farei fare una stagionina, dai, l'ho preso. Comunque devo dire che per essere, diciamo, in partenza, cioè per essere una stagione fatta, sono soddisfatto. Essendo soddisfatto, buttiamoci sul mercato a fare gli acquisti quelli veri e non i prestiti. Mamma mia ragazzi, allora la cosa che più vorrei fare è provare almeno a prendere Thomas Basic, il croato del Bordeaux, che è in scadenza, non abbiamo una lira comunque. Penso che sarà l'unico colpo vero che faremo oltre gli svincolati. Almeno andiamo a sostituire i Cigarini in mezzo al campo, almeno questo. Dai, abbiamo chiuso per 13 milioni, va bene così. Farò andare bene, altro non posso pensare, altro non posso dire. Anche perché preferisco fare un colpo di questo tipo una volta l'anno, piuttosto che fare tutti gli anni dei colpetti e non comprare mai nessuno, che poi sarebbe secondo me abbastanza inutile. Facciamo colpi grossi, cioè grossi per modo di dire, compriamo i 77 in mezzo al campo. L'unica cosa che mi dispiace, intanto abbiamo preso Basic, è che Messias rimane un altro anno titolare, però altre possibilità non ce ne sono, ragazzi. Cioè Lang vogliono 31 milioni, questo ne vogliono 37, sulle fasce basse questo ne vogliono 20, quest'altro ne vogliono 20, chi ce li ha sti soldi? Puado ne vogliono 14, ma saprei nemmeno come trovarli 14 milioni, è quello il problema, cioè devo andare a uccidere per trovare 14 milioni in questo momento. Allora, mi piacerebbe provare a fare una cosa, però vi ripeto che ho i miei grandi dubbi, cioè Quado vale dai 14 milioni, ma non è in scadenza, io spero di sì, perché sennò non lo prenderemo mai, ve lo dico subito. Abbiamo 6 milioni, possiamo dare Rezza più 6 milioni più una clausola del 15% più una fetta di culo. Vediamo che dicono. No, vogliono 15 milioni. Come facciamo, raga? Raga, siamo arrivati fino a 11. Quant'è che vogliono 11? Ma non c'avevo i soldi. Peccato, perché Puato poteva farci comodo. E niente. Però è un peccato, vi dico la verità. Cioè, fino a un certo punto ci ho pure creduto. Tanto ho prestato Rocas. Inaccettabile, vogliono 12 milioni. Ragazzi, ma non li abbiamo, se no glieli avrei dati volentieri. Cioè, io sai che quanto pagherei per sostituire Rezza con Puado? Ma non abbiamo proprio quei soldi lì. Niente, abbiamo litigato. Vabbè, sentite, tanto la squadra è fatta. Io sinceramente non so più che pensare, non so più che fare. Boh, se no facciamo passare qualche giorno, però boh. Se no posso dirvi, visto che quando facciamo l'offerta loro valutano sempre i giocatori più in basso rispetto al loro valore,
Potrei provare con Rezza. Dove cavolo è finito? A metterlo in vendita in modo da il suo valore 3 milioni e 3 da valutarlo tipo almeno 6 milioni circa, così che magari riusciamo anche ad andare a prenderlo. Allora, intanto c'è il match di Coppa Italia contro lo Spezia, cerchiamo di passare perché ovviamente è importante che noi riusciamo a passare questo turno. Dai 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 dai. Abbiamo, mamma mia, siamo passati ai rigori, mi sono cagato sotto, proprio cagato sotto tutto quanto, non è possibile. Oh, mamma mia che strizza. Intanto ci dicono che Rezza è completamente fuori forma, andrebbe venduto come le grandi squadre. Ha venduto Rezza per 5 milioni. Allora, facciamo una cosa, riproviamo a prenderlo magari, vediamo un pochino com'è la situazione. Fuado, eccolo qua, andiamo ad acquistarlo e vediamo come si mette. E l'idea, quella secondo me geniale, è quella di dare come contropartita Pat, che vale 4 milioni di euro, più facciamo 6, vediamo un po', 18, ma stiamo scherzando, ma perché? Ma stiamo scherzando, 18 milioni ragazzi, ma stiamo scherzando? No, basta, mi sono rotto il cazzo, non c'ho manco più voglia di trattare sinceramente, cioè stiamo qui veramente a farci prendere per il culo. Proviamo con Sebastian Cordova. Che palle, ogni anno per fare mercato è un suicidio. Mamma mia che fatica. Hanno bisogno di tempo per pensarci. Sono disperato ragazzi. Sapete che vuol dire essere disperati? Perché io sono disperato in questo momento. Sto anche senza esterno. Intanto Pat lo metto, ecco. Dicevo, intanto Pat lo metto in vendita. Vediamo un pochino se riesco a cederlo, a farci due soldi. Tanto abbiamo Romero, a questo punto ci facciamo almeno quei 4-5 milioni. Intanto debutto in campionato. Vediamo un po', pareggiato col Verona. Abbiamo un punto, già il primo punto. Niente, non arrivano offerte per il nostro portiere. Che bello ragazzi, evviva proprio. Intanto si va ospiti dal Benevento. Cerchiamo di vincere ragazzi, quelli sono punti importanti. Mi raccomando, non facciamo cagate. Vinto, meno male, 1-2. Siamo all'ultimo giorno di mercato e noi siamo ancora senza esterno sinistro. Tanto meno è arrivata un'offerta per Padt. Proviamo a chiedergli insomma i soldi che vale. Vediamo se ce li danno, magari. Tanto ci vedete altre 14 offerte per Padt. Buongiorno, è l'ultimo giorno di mercato, io non c'ho parole. Ok, venduto Padt per 5 milioni e 100 al Watford. Detto questo, forse ce la facciamo a prendere l'esterno sinistro, vediamo. Allora, proviamo con Puad per la 35esima volta quest'anno. Molti soldi ce li abbiamo, quindi gli offriamo direttamente 12 milioni di euro. Ce ne chiederanno tipo 18 probabilmente, 13 e mezzo. Allora, facciamo così, va bene questo, ma torniamo sui 12 milioni, visto che tanto abbiamo anche una clausola per la rivendita. Ok, ha accettato, finalmente il Gran Potter me l'ha dato, Puado. E niente, tutto è bene quel che finisce bene. L'unica cosa è che bisogna giocare per un altro anno con Messias titolare alla sinistra. Però raga, questo è, ce lo facciamo andare bene per forza. Va bene che è cruciale, ma meno male che almeno firma un contratto per 5 anni, un quinquennale. Mi sembra buono. Ok, preso Puado, meno male, meno male, che bello, che bello, che bello. Detto questo lo mettiamo subito in formazione, abbiamo finito il mercato, era la cosa che più volevo, che più mi premeva. Per il resto penso che io non debba dire né fare nient'altro. Dispiace perché sta scendendo Dragovic, tra l'altro, perché è sempre rotto. Detto questo ragazzi, gettiamoci a capofitto sulla prossima stagione, cioè sulla stagione, sperando appunto 4 punti li abbiamo fatti, sperando di fare anche gli altri 30, 38, 39, dai. Allora, chiusa anche la seconda stagione al timone del Crotone, fa tutto rima con one, io sono Simone e andiamo a vedere com'è andato l'anno. Allora, come vi dicevo, abbiamo fatto 4 punti ad agosto nelle prime due. A settembre, vinto con lo Spezia, col Parma, col Bologna e con il Genoa, quindi da 4, 7, 10, 13, 16 punti a settembre. 8 è invece ottobre, compensiamo, perso con l'Inter, perso con la Roma, perso con la Juve, perso con la Lazio, pareggiato col Sassuolo, 17 punti. Novembre, pareggiato con la Samp, 18, vinto col Napoli, 21, pareggiato con la Fiorentina, 22 punti. Dicembre, vinto col Toro, 25 punti, pareggiato con l'Inter, 26 punti, perso con l'Atalanta, 26 punti nel girone d'andata. Vuol dire ragazzi una media molto molto buona, sopra i 50 punti finali. Vediamo se... no, non vediamo nulla, perché persa col Milan, persa col Cagliari, poi abbiamo vinto in Coppa con il Cagliari, ma perso dopo i quarti col Benevento. Vinto con il Parma 29 punti, vinto con lo Spezia 32 punti, perso con il Napoli, Fiorentina perso, Benevento perso, Verona vinto 35 punti, Bologna vinto 38 punti, però siamo praticamente salvi, 39 punti, il 39esimo fatto con il Genoa, Milan e Udinese persi,
aprile vinto col Sassuolo 42, vinto con il Cagliari 45, pareggiato con l'Inter 46, pareggiato con la Lazio 47, perso con Samp e Juventus. Chiudiamo maggio con il pareggio con la Roma 48 punti, persa con Torino e Atalanta, saremmo arrivati tipo 14esimi, 48 punti, 12esimi, 48 punti. Vabbè, è una stagione che ci può stare, una stagione che è in linea con le aspettative. Vediamo se sono saliti i nostri calciatori. Romero scende di uno, ma ci sta. Cordaz ormai è praticamente finito, 39 anni, c'ha 60, Di Overall Festa c'ha 63. In prestito Crespi sale di 3, ragazzi, ma è un 55. Luperto sale di 1, 75. Dragovic rimane a 76. Eli sale di 1, arriva a 78. Minghesa sale di 3, va a 74. Bravo Minghesa. Soppi sale di 3, arriva a 72. Magaian sale di 1, arriva a 74. Arthur rimane a 74. Tra l'altro Arthur abbiamo sbagliato noi a non trasformarlo, perché in questo ruolo se no non giocherà mai, ma tanto non si può trasformare in niente. Benissimo. E vive, era proprio quello che volevo. Sì, lo venderemo a fine anno, Arthur. Poi Puado sale di 3, arriva a 79, bravissimo. Enrique non sale. Basic sale di 2, arriva a Basic sale di 2, arriva a 79. Vulic sale di tutti i 2, arriva a 73. Gli rinnoviamo il contratto subito perché è infelice, eccolo. Poi Zanellato sale di 3, arriva a 66. Blanco sale di 3, arriva a 70. Romero sale di 1 in prestito, arriva a 64. Ma Romero lo venderemo. Petriccione rimane a 70. Rocas sale di 3, arriva a 63. Rigoni sale di 1, arriva a 77. Quanti gol ha fatto? 4 gol e 2 assist. Anche lui non benissimo. Petro Pereira sale di 2, arriva a 73. Ma ha chiesto di essere ceduto. Sì, è un peccato. È un peccato, ma lo cederemo. Tanto abbiamo Rigoni. Messias sale ancora di 1, arriva a 72. Ma qua va presa per forza una alla sinistra titolare. Comunque 7 gol e 5 assist. Un as sale di 3, arriva a 80. Williams sale di 3, arriva a 73, gli rinnoviamo il contratto prima che ci finiamo a litigarci. Brobbey sale di 5, arriva a 81, ragazzi miei. Mamma mia, Brobbey quanto è forte, 19 gol, 3 partite volevo dire, fa Huerta che sale di 3, arriva a 71. La squadra, ragazzi, è valida. Adesso andiamo alla terza stagione, perché l'obiettivo, manco a dirvelo, sarà quello di andare in Europa League. Allora, indubbiamente cercheremo di riempire più possibile la rosa. Però il primo colpo che voglio fare stavolta, senza saper né leggere né scrivere, è un'ala sinistra ed è Noah Lang del West Ham, 23 anni, 78, vale sulla ventina di milioni. Il Crotone per arrivare in Europa ci ha dato quel budget lì. So che come squadra bisognerebbe acquistare probabilmente qualche pedina in più, però ragazzi, capite anche la potenza economica che abbiamo, che è senza alcun dubbio ridotta. Partiamo da 20, ecco, infatti ne chiedono 35, cioè sono overpower rispetto alla disponibilità economica che abbiamo. Passiamo sui 22. Niente, 35 sono veramente tanti, ragazzi. 26 milioni, Moyes gli serve del tempo per riflettere. Riflettesse, invece se sapeva quando ha finito di flettere, di fare le flessioni sulle sue gambe. Ho bisogno di lui come l'aria, ragazzi. Se sentite rumore è perché sto a cuocere il pollo, comunque. Allora, inaccettabile, vogliono 32. Non mi ricordo quanto gli avevo offerto, ma non ho quei soldi. Mi pare che avessi offerto 26. Infatti non ho quei soldi. Dai, ma accetta e basta. Ma che sarà mai? Mamma mia, che palle, oh, che palle. Dai, ti offro 28, basta perché non c'ho più una lira. 31, assurdo comunque, manco riesco a prendere Lang. T'offro 27 e Messias. Dov'è Messias? Vale 2 milioni. Però dai, 29, dai, mi sembra buono. 31 e no, oh, niente, non me lo devono far prendere comunque, assurdo, Veramente, raga, assurdo. 30 mi posso dare, perché sennò alla fine come facciamo a pagargli lo stipendio? Non è che non voglio, è che proprio non riesco, Niente, vaffanculo Moyes, tu e tu zia, pezzo di merda. Tanto te lo ricompro, tanto torno lì e te lo ricompro. Con tutti i miei soldi, ti lascio in mutande, stronzo. Ti cocio come la carne, mortacci tuoi. Detto questo, nervosismi a parte. Sono impazzito, raga, mamma mia. Certe volte veramente mi fa nervosi quando si impuntano, che palle. Voglio prendere tra la lista degli svincolati Nicola Scozza, che se non sbaglio, non lo so quant'è, però secondo me è un 76. Guarda, me la butto là, esagero. Cioè potrebbe essere un difensore valido. No, no, è un 72 questo, ragazzi. Se questo chiede turnover è proprio un 72. Vabbè, però 72, 23 anni. Ma vabbè, prendiamolo. Comunque se dice turnover non è forte per niente. Però 20.000 li accetti? Ok, li accettati. Vediamo Cozza quanto c'ha. 73, va bene, dai.
Mazza, è schifo, ragazzi. Da un'occhiata agli svincolati non ce n'è uno che si regge in piedi, oh. Ne basterebbe uno, veramente uno. Uno peggio di un altro. Oh, non ce n'è uno buono. Uno buono non c'è. Assurdo. Assurdo, ragazzi. Raga, ne ho trovato uno forte. Douglas Costa svincolato. A saperlo prima. Meno male, meno male. Uno l'abbiamo trovato. Uno l'abbiamo trovato in questa nostra ricerca infinita. Finalmente un 80 acquistato, oltre che quelli che già abbiamo, che li facciamo crescere. Questo è un colpaccio pazzesco. Ora sono curioso di sapere se poi Douglas Costa può diventare addirittura un'ala sinistra. Vuol dire qui che altro che quello stronzo di prima. Un altro giocatore valido svincolato è Toglian del Sassuolo, cioè che nella realtà gioca nel Sassuolo. E non so che ruolo potrebbe fare da noi perché non abbiamo i terzini. Però proviamo a prenderlo e magari, non lo so, o lo inseriamo in qualche trattativa successivamente, o lo prestiamo, oppure proviamo a trasformarlo. Insomma, ne ha di possibilità Toglian, secondo me, nella nostra squadra. Abbiamo 30.000, se li accetta. Ok, va bene, perché se andando al Sassuolo probabilmente il suo range di stipendio era un pochino più alto. Quindi vabbè, 30.000 ci sta alla grandissima. Detto questo, siamo ancora a inizio mercato in realtà. Noi a sinistra abbiamo Puado e Douglas Costa. Io sulla carta farei sempre giocare Puado, perché Douglas Costa è un 31enne. Vorremmo in realtà trasformare Douglas Costa in un'ala sinistra. 2 settimane, meno male. Mamma mia, stavo già cagando sotto. Perfetto, raga, allora andiamo avanti un po' con i giorni e vediamo quello che succede. Tra l'altro abbiamo anche l'ultima del torneo, ma non ce ne frega nulla. Non so che colpaccio fare, devo fare un colpaccio. Intanto siamo passati al torneo. Stavo pensando che dobbiamo andare a dare un'occhiata a Toljan. Intanto abbiamo venduto Pedro Pereira a 6 milioni e 7 e voleva andare via. Allora, l'abbiamo preso Toljan, no? Quindi terzini, eccolo qua, terzino destro, tra l'altro ottimo come giocatore. Non sa fare nulla, ottimo, era proprio quello che volevo. Allora, venduto Crespi per 190.000, venduto per 5 milioni e mezzo Arthur. Allora, andiamo a prendere Kumbulla per la difesa, i soldi ce li abbiamo, non sono assolutamente un problema. E vediamo anche se riusciamo magari ad addolcirci la pillola mettendo in scambio un giocatore non utilizziamo, tipo Toljan ad esempio, che vale già 7 milioni, quindi sostanzialmente se offriamo 11 milioni più Toljan probabilmente chiedono 15 più Douglas, così a caso proprio. Ovviamente no, ovviamente proponi altro scambio. Dragovic più 5, no, Dragovic più 15 volevo dire, no, 31, niente, non gliela famo. Gliela famo proprio, gli offrimo 3, gli offrimo 1 e me ne chiedono un altro, assurdo. Mi serve del tempo per riflettere, la mia offerta è 25 milioni e 600 mila euro. Quindi praticamente gli ho offerto quello che gli avevo offerto la Roma prima che tornasse dal prestito, perché era in prestito, un diritto di riscatto alla Roma su FIFA e non è stato riscattato. Quindi quello gli ho offerto la cifra là, non penso che sia migliorato così tanto, sinceramente. Allora, è stata pagata la clausola di Dragovic, meno male. Aggiungerei io 8 milioni e mezzo. Lui ne valeva 5. Quanto potevamo venderlo? A 6 e mezzo? Meno male che è stata pagata la clausola. Ok, venduto Dragovic per 8 milioni e mezzo. Detto questo, ho sbagliato tasto. Detto questo, inaccettabile 31 milioni e 6. Però secondo me possiamo ancora risparmiare qualcosa rispetto a questi 31 milioni e 6, che sono tantini. Assurdo comunque, raga, non arretrano di un centimetro. Sono qui a spaccarmi i coglioni nella speranza che dicano vabbè dai, ce può sta, non ce può sta mai. Guarda, 31 milioni e 6 e basta. Devo rompere i coglioni e dammelo e basta. Niente. Che palle. Ce l'ho fatta, 28 milioni più la percentuale per la rivendita, più sua zia quella pelata, più un capello di Kumbulla e un pelo di culo di Rachmani. Mamma mia. Spero che questo diventi Gesù, perché sennò veramente è stato tutto inutile fino adesso. Preso Kumbulla. Meno male, oh, meno male. Lo mettiamo subito titolare qua al centro della difesa. Allora, la squadra al momento è buona. Sarebbe carino se riuscissimo a prendere anche un centrocampista centrale che sia almeno mediocre. Cioè, c'è una squadra, no vabbè, de merda no, in realtà mi dispiace dirlo. Però abbiamo non tutti i giocatori fortissimi, ecco, questo possiamo dirlo. Tanto Douglas Costa è pronto a cambiare ruolo. Passa da esterno sinistro dalla sinistra e cresce di uno, bene. Niente, ragazzi, sono rimasto un po' deluso perché ho visto un po' dei centrocampisti e tutti quelli che mi piacciono costano sui 40-50 milioni. Io ne ho 20 tipo, ma nemmeno 20 per puzza, 20 pregando ne ho. Tanto ho venduto Zandellato per 1.3 milioni, adesso me ne mancano 19. Mazza che ammasso di pippe comunque che c'avevo in squadra. Avevano offerte ai giocatori che mi ero scordato che giocassero ancora per me. Allora, preghiamo perché c'è il Torino in Coppa Italia. Sarebbe bello passare il turno, non semplice ma comunque bello, vediamo un po'. Passato il turno, un as e un as. Ragazzi, comunque, io Coppa Italia, vinciamola, cazzo, vinciamola. Venduto Romero per 7, no, 800.000
euro, mamma mia. Prestato Soppi al Fosburg per 2 anni. Tanto è partito, cioè sta per partire il campionato. Perso 2-3, bella partenza de merda direi. Sacrificato Minghesa, 7 milioni e 1 all'Hellas Verona. Mi sono reso conto che comunque i difensori ne avevamo. I titolari già sono Luperto, Kumbulla, Eli e Minghesa sicuramente sarebbe diventato forte. Ma abbiamo Magaian, abbiamo Cozza. Secondo me abbiamo fatto una mossa intelligente, perché dobbiamo andare a prendere obbligatoriamente un centrocampista valido. Direbbe provare a prendere Serdar, ma ragazzi non ce la faremo mai secondo me. Boh, non lo so, riproviamoci. Però è vero, lo ritengo veramente impossibile. 25 milioni più Toglian, magari ci casca. Che palle sto Douglas Costa, perché devo dare... Che coglioni ho sto Douglas Costa tutte le volte. Ecco, 47 milioni, termina trattativa. Ciao, vaffanculo, tu e Douglas... Ma perché devo vendere Douglas Costa? Ma sei il mio calciatore titolare, no? Ma perché devo vendere Douglas Costa e continuare a chiedermelo come se fosse l'unica cosa che devo fare? O vendi Douglas Costa o niente? E niente! Che cazzo, ma me lo volete lasciare Douglas Costa? Non chiedo tanto, ma almeno quanto è il titolare nostro? 75, almeno un 78, ma che ne so, buh. Se no qui ragazzi siamo alla canna del gas, eh. Allora, match contro il Parma, vediamo un po'. Pareggiato, che partenza di merda ragazzi. Poi sono arrivati anche 6 miliardi di resoconti. Quindi forse qui possiamo anche pensare di fare l'ultimo acquisto e chiudere il mercato. Io prenderei Svanberg, che è in scadenza tra l'altro, che non ho mai preso, 23 anni, 78. Per me Svanberg può essere il nome giusto per il Crotone in crescita. Allora, come sempre, mettiamogli un Toljan di mezzo, perché un Toljan al giorno toglie il Toljan nel medico di torno. E gli offriamo 13 milioni, vediamo che dicono, se no mi dicono di sì. Aridaglie, Eli. Non è, ne la famo, eh. Allora, proponi altro scambio. Al massimo ti posso dare Vulic e 15 milioni. E già ci sto perdendo. Quindi vedi che dobbiamo fare. Piede Vulvo qui. No, 17 milioni senza Vulic. Offriamo 16 milioni senza Vulic. Pensa ai scemi, si potranno pure prendere Vulic. Perfetto, fatta. Regà, per quanto mi riguarda, volendo si potrebbe anche chiudere il mercato. Adesso lo prendiamo. Prendiamo Svanberg e poi secondo me grosso modo ci siamo. Perfetto, preso Svanberg. Poi stavo pensando a una cosa piuttosto, anche se in realtà non so nemmeno chi sia, cioè non so nemmeno quanto abbia. Però Samuele Ricci lo stavo seguendo da tempo. Secondo me possiamo anche provare a prenderlo come centrocampista centrale del futuro. Potrebbe farci molto comodo. Secondo me vale sui 6-7 milioni adesso. Noi abbiamo dei centrocampisti con i quali non ci facciamo niente, tipo Pedriccione, lo diamo. Diamo anche 4 milioni di euro. Vediamo se si incazza. Non ti incazza, non ti arrabbia. No, vogliono 3 e Luperto. Ma Luperto io sinceramente me lo terrei anche molto volentieri. Quindi ti propongo un altro scambio e ti dico Vulic. Niente, comunque i miei centrocampisti non li vuole nessuno. Li dovrò fare scadeo, pazzesco. Vabbè, sì, 6 milioni va bene. Prendiamoci Samuele Ricci, che per il futuro è un ottimo calciatore. Andiamo a trattare subito immediatamente con lui. Accetta di essere un turnover. Questo sarà tipo un 74. Lo seguivamo prima, però non so quanto sia cresciuto sinceramente. Io credo che sia un 74 più o meno. Vuole pure 12.000. Forse anche un po' meno, forse anche un 73. Che poi non è male, perché tanto viene per fare che è il quinto. Vediamo. 72, va bene, dai, va bene, dai. Detto questo, il mercato è chiuso. La squadra c'è, secondo me è molto molto buona. Centrocampo il titolare sarà Svanberg. Dietro l'ossatura è più che robusta. Non posso lamentarmi. Detto questo, andiamo a giugno. Allora raga, giugno 2023, torniamo indietro e vediamo com'è andata. Sono fiero perché ancora non ce ne sono erato, nonostante avessimo fatto lo step in più di diciamo rispondere alla domanda vai in Europa. Vediamo, che poi ad ogni modo bisognerà pur sempre vedere, perché magari abbiamo 48 di overall. Allora, luglio non ce ne frega niente. Agosto, quinto in Coppa Italia, ok, un punto in due partite. Settembre, 3 punti con l'Atalanta, 4 punti, 3 punti, vittoria col Torino, 7 punti, vittoria con la Samp, 10 punti, pareggio con il Cagliari, 3-3, 11 punti. Ottobre di merda, vittoria col Bologna e con il Milan, arriviamo a 17, ma sconfitta con Napoli, Juve e Inter. Novembre, un punto col Genoa, 18, sconfitta con la Lazio, vittoria col Sassuolo, 21. Dicembre, vittoria con Benevento, Udinese e Spezia, andiamo a 30 punti. Gennaio, sconfitta con la Roma, pareggio con il Verona, usciamo ai quarti di Coppa Italia, comunque siamo a 31 punti. Poi pareggio anche con Torino, Verona di nuovo e Spezia, 34 punti. Non benissimo. Febbraio, persa con l'Atalanta, vinto con il Genoa, pareggiato con il Napoli, vinto con la Roma, quindi 34 e 7 fa 41 punti. Marzo, sconfitta con l'Inter, sconfitta con il Parma, vittoria con il Bologna, siamo a 44, matematicamente salvi, ma non basta.
aprile di merda, sconfitta con Fiorentina, Milan, Juve, Cagliari Sassuolo, pareggio la Lazio, 45 punti. Maggio, vittoria con il Benevento, 48, sconfitta con la Samp, pareggio con il Benevento, 49 punti, saremo arrivati decimi. E infatti siamo arrivati decimi precisi, 49 punti, 53 di overall. Non è andata benissimo perché ci chiedevano di andare in Europa e questo non è avvenuto. Detto questo, Romero è sceso di 3, quindi dovremo andare a prendere un altro portiere. Cordas si ritira al termine stagione, chiude con 53, tra un po' andava sotto 0. Festa 63 di overall, Luperto 76, Kumbulla 81. Però Kumbulla è tristissimo, diamogli due soldi almeno. No, ho sbagliato, vabbè. Eli 78, Magaian, ragazzi, bisogna rinnovargli il contratto in modo pesante. Eccolo qua. Quindi Magaian più o meno tornerà felice. 74, non cresce. Cozza sali 3 a 76. Cozza è felice. Cozza ha giocato, sì, abbastanza. Soppi sale, non sale Soppi, peccato. Toljan è scontento, rimane a 76. Puado sale di 4, arriva 83. Svanberg sale di 2, arriva 80. Basic sale di 1, arriva 80. Vulic non sale. Ricci sale di 3, arriva a 75. Ottimo il percorso di Ricci. Enrique sale di 2, arriva a 75. Petriccione sale di 2, arriva a 72. Blanco è in prestito al Parma e sale di 2, arriva a 72. Rocas in prestito, sale di 1, arriva a 64. Rigoni sale di 1, arriva a 78. Douglas Costa scende di 1, arriva a 79. Messias non scende, non sale, rimane così, 72. Unas rimane a 80 perché è stato rotto, penso, per tutto l'anno. Vediamo un po' quanto ha giocato. No, ha giocato in realtà, allora non è salito proprio lui. Nico Williams sale di 1, arriva a 74. Brobbey sale di 3, arriva a 84. Huerta sale di 3, arriva a 74. Detto questo, prossima stagione. Allora, andando a guardare la formazione, di sicuro dobbiamo cambiare Douglas Costa. Poi dopo Douglas Costa devo capire se voglio cambiare anche un difensore e il portiere. Ma siamo 38 milioni, ragazzi, quindi cerchiamo di dosare le forze, cerchiamo di prendere giocatori forti, magari tenendo qualcuno che magari venderei, però per stare un po' più tranquillo. E proverei a prendere Lang, 31 milioni fino a 40, del West Ham. È un 80, ci farebbe fare un upgrade non indifferente secondo me. Proviamo con Douglas Costa più 10 milioni di euro. No, non vogliono Douglas Costa e vogliono 34 milioni di euro. E sono un po' tantini, cazzo. Allora, proviamo a prenderlo con... ce la facciamo comunque, con i nostri soldi. Quindi con una trentina. E andando a prenderlo con una trentina, poi vendiamo Douglas Costa e con i soldi di Douglas Costa facciamo il mercato nelle altre zone del campo che ci potrebbero servire. Che palle, però Moyes che non cala nemmeno di un decibel. Niente, 34. Ti giuro, io piuttosto non lo prendo. Non riesco a prendere Lang da 15 anni. Sono 3 stagioni che provo a prendere Lang. Ah, 32 milioni. Ce l'abbiamo fatta, un botto comunque alla fine. Giuro che non mi sembra vero di riuscire a prendere Lang, ve lo giuro, non mi sembra vero. Vai, preso Lang. A questo punto mettiamo in vendita Douglas Costa, come vi dicevo poco fa. A parte ci abbiamo pure Rigoni che è un 78. Ho sbagliato tasto, è un 78 lì. Ragazzi, siamo ancora caro amico comunque, con la squadra. Vai, Douglas Costa in vendita, è fatto. Servirebbe qualcuno di quegli svincolati, proprio di quelli maledetti, da quelli che manco io so come fanno a essere svincolati. Non so se ci avete presente. Eccolo, tipo Florenzi, cazzo, proprio quello che cercavo. Vaffanculo, l'ho trovato. Spero solo che si possa trasformare in qualcosa, in qualunque cosa. Andrebbe bene pure in Bulbasaur, basta che si trasforma perché ne ho bisogno. Tra l'altro Florenzi non ha proprio giocato al... cioè, proprio Florenzi non è che ha giocato al Crotone, se non ricordo male. Cioè, mi sa che è un ritorno a 32 anni a casa, quello di Florenzi. Preso, tra l'altro, che colpaccio, ragazzi. E su... e ci sarebbe pure Zappa Costa. Sai che quasi quasi... sai che quasi quasi, so che sono diciamo in là con l'età, sia Zappa Costa che Florenzi, però a parte che faccio due terzini ex Roma, ma al di là di questo, cioè, non sono male per niente. Metto turnover, vediamo che mi dice. Importante, quindi anche Zappa Costa almeno un 78 secondo me è. Essendo da panchina, non è male che ci abbiamo un 78 da panchina. Perfetto, preso Zappa Costa, vediamo quanto c'ha. 78, ammazza che precisione, oh, ma che ho studiato con la lanternina. Sto cercando altri, sì, come si chiamano, altri svincolati buoni. Spesso trovo svincolati forti in Argentina, quindi andrò lì. O in Brasile, insomma. Invece non c'è niente, raga. A me schifo. Ecco, Norberto Neto non sarebbe male come portiere.
Ci penso però, ci penso un momento, mi prendo un attimo per pensarci. Tanto Florenzi lo faccio diventare ED, però potrebbe diventare anche CC in realtà, però tanto ED ci abbiamo Rigoni, quindi nel senso può far solo che bene a giocare a ED, da ED. Brutta notizia per Zappacosta, che invece non può fa niente, manca il sugo. Venduto Toljan per 8 milioni al Celta Vigo. Venduto anche Douglas Costa per 21 milioni e 2 alla Roma. Allora, detto questo, tecnicamente con i nostri 30 milioni la prima scelta sarebbe prendere un portiere. Allora, visto che in porta abbiamo Romero che è diventato un 74 e siamo ancora una piccola realtà per investire su un portiere forte, tra gli svincolati è uscito Peter Schmeichel e io proverei a prendermelo. C'ha 36 anni, ma secondo me per un paio d'anni ancora a tappa. Magari l'anno prossimo c'è un altro portiere svincolato forte e prendiamo lui. Tanto che ci frega. Perfetto. Peter Schmeichel è il nostro nuovo portiere. Quindi la formazione ha delle novità con Peter Schmeichel in porta, alla sinistra Lang e esterno destro Florenzi che ci sta diventando. Per il resto a questo punto se riussissimo a prendere un mazza, un as sta scendendo, non ci posso credere, oh. Se riuscissimo a prendere un difensore centrale non sarebbe affatto male secondo me. Ah, tra l'altro in difesa abbiamo anche uno forte, Cozza qua, che tra l'altro è giovanissimo e io lo metterei titolare. Florenzi è già sceso di 1, è arrivato a 80, gli cambio di ruolo e rimane a 80, vabbè, cazzi suoi. Cazzi di Florenzi. Se riuscissi come centrale mi piacerebbe particolarmente prendere Lisandro Lopez, ma non credo, comunque ci proviamo. Allora, fermi tutti, volevano 50 milioni e hanno accettato 32 milioni più Zappacosta, che io non ci facevo niente. Me coglioni, lo metto importante e poi, ah no, cruciale, vabbè, e poi dovrei aver concluso tutto. La squadra è di mia... è di mio gradimento, altro non chiedo. La clausola te la metto col cazzo, scusa, ma quando ce l'ho ce l'ho. Ok, preso Lisandro Martinez. Detto questo, lo guardiamo in formazione. Comunque ragazzi, io mi domando come si faccia a criticare il mio lavoro certosino. Lo metto al posto di Eli, non al posto di Cozza. Ragazzi, questa è la mia squadra, la nostra squadra, e secondo me è veramente forte. Allora, in panchina ci portiamo Romero. Aperta ci sta, Williams ci sta, al posto di Vulic ci va Ricci. Rigoni, ho sbagliato tasto. Rigoni volevo portarmelo al posto di Messias. Squadra è forte, dai, simuliamo. Allora, primo giugno 2024, torniamo indietro e vediamo com'è andata. Agosto, vinto con la Lazio, eliminata la Lazio in Coppa. Benissimo, vinto 2-0 col Parma e 2-3 con la Roma, 6 punti su 6. Settembre, 3 punti col Cagliari, 12, vittoria con l'Udinese. No, se 3 punti col Cagliari, 9, vittoria con l'Udinese, 12. 13 e 14 pareggio con Milan e Samp. Ottobre, vinto con l'Atalanta, 14-17, vinto col Torino, 20, vinto il Benevento, 23, vinto il Sassuolo, 26, pareggiato il Napoli, 27, mamma mia ragazzi. Novembre, vinto col Verona, 30, vinto col Bologna, mazza che squadra, 33, vinto con la Lazio, 36, vinto con lo Spezia, 39, pareggiato col Genoa, 40, vinto con la Fiorentina, 43, secondo me qua siamo primi ancora, poi guardate proprio che casino, 43, poi perso con la Juve in Coppa, vabbè, vinto con la Juve lì in campionato, 46, vinto il Benevento, 49, ma perso con Sassuolo, Roma e Inter. Febbraio, pareggiato col Parma, 50, perso con il Genoa, vinto con lo Spezia, 53, vinto col Torino, 56, perso con l'Atalanta, perso con il Verona, pareggiato con il Napoli, 57, pareggiato con la Samp, 58, aprile, perso con il Milan, perso con la Juve, vinto con l'Udinese, 61, vinto con il Cagliari, 64, pareggiato con l'Inter, 65, a maggio abbiamo pareggiato la Fiorentina, 66, perso con Lazio e Bologna, non so se siamo andati in Champions, vediamo un po'. Quinti, cazzo, abbiamo perso troppi punti per strada, vabbè, ci sta, perché siamo il Crotone, perché ci sta, perché l'obiettivo era andare in Europa League, però già che eravamo là, comunque Schmeichel scende di 2, arriva 82, Romero 70, scende ancora di 5, Romero andrà via, probabilmente Schmeichel l'anno prossimo sarà il nostro secondo portiere. Festa, sale di 1, arriva 64, Cozza è pronto a fare il titolare, sale di 3, Kumbulla, sale di 1, arriva 82, Martinez sale di 3, arriva 85, Eli 79, Magallan 75, Luperto 77, Soppi in prestito ma non cresce più ragazzi, penso che lo andrò a vendere, non lo so, adesso vedo. Puado sale di 2, arriva 85, Svanberg sale di 1, arriva 81, Basic sale di 1, arriva 81, Ricci sale di 2, arriva 77, Blanco sale di 1, arriva 74, Vulic sale di 1, arriva 74, Enrique sale di niente, rimane a 75, Pedriccioni rimane a 72, Rojas sale di 2, arriva 65,
66, ma anche questo andrà venduto. Florenzi scende di 3, arriva a 78. L'ultima stagione ad alto livello di Florenzi. Rigoni rimane a 78, anche lui 31 anni. Lang sale di 4, arriva a 84. Messias scende di 4, arriva a 68. Un as sale di 1, arriva a 81, quindi sta ricrescendo un as. Williams rimane a 74. 88 per Brobbey, che sale ancora di 4 e fa 13 gol. E poi Huerta sale di 1, arriva a 75. Detto questo, prossima stagione faremo il mercato per l'Europa League. Allora, la squadra è questa. Andrebbe migliorata sicuramente sulla fascia destra. Poi comunque vediamo quello che riusciamo a fare, anche perché ragazzi quest'anno abbiamo 75 milioni. Però l'obiettivo è arrivare in Champions e arrivare in finale d'Europa League. E completamente a caso mi ritrovo Lorenzo Insigne svincolato. Io sinceramente lo andrei a prendere. È un giocatore che può farci molto comodo, nonostante i 33 anni, anche se fa una stagione di alto livello, buttala via, quindi io me lo prenderei volentieri. Poi vuole essere cruciale, il che è un tutto dire. Tra l'altro, da quello che vedo, si abbasserebbe di molto il contratto. 36 milioni e mezzo è tanta roba. Che poi in realtà ci sono tanti svincolati qua, ma non so chi è forte e chi no, quindi penso che aspetterò un attimo per non avere squadra pesi morti. Tra l'altro ho una marea di giocatori tristi per il contratto, maledetti loro, maledetti. Aspettiamo un attimo, vediamo quello che succede, anche in entrata o in uscita. Ecco, si è rotto Emiliano Rigoni per 3 mesi. Benissimo, partiamo alla grande in questa nuova stagione fantastica. Caputtana. Non siamo proprio pronti per l'Europa, siamo usciti già dal torneo precampionato. Tanto ho venduto Soppi per 2 milioni e 6, Brandon Soppi alla Z Alkmaar. Tanto ho venduto Petriccione per 2 milioni e mezzo al Genk. Allora, abbiamo delle novità importanti e sono queste. Rovella mi sembra un buon vice a centrocampo, 22 anni 75, si può prendere. Secondo me questo, se ci dice bene, in un paio d'anni arriva a 83-84. Però deve crescere tanto. Vediamo se crescerà. Io come sempre i piani di crescita li metto, ma voi non li vedete ovviamente. Poi com'è possibile un giocatore come Rovella è rimasto svincolato? Boh, vabbè, preso. Un altro da prendere è Ascasibar, 80, 27 anni. A centrocampo potrebbe farci comodo. Poi speriamo che possa fare anche il centrocampista centrale, che si trasformi, perché non so se ha preso FIFA. Se gli cambi ruolo fai molto peggio. E poi insomma gioca praticamente mai, non cresce, quindi speriamo che diventi un centrocampista centrale, che quindi entri a far parte del gruppone dei nostri centrocampisti. Ok, preso anche Ascasibar. Il mercato sta andando bene per il momento. E ti pareva che Ascasibar, per fare il mella mezzala, non ci mettesse 256 settimane, puttana Eva? Fa prima diventare un portiere tra un po', e niente, ce lo teniamo come mediano. Venduto Eduardo Enrique per 6 milioni di euro e Vulic per 6 milioni di euro. Bene, sfoltiamo la parte scarsa della squadra. Anche perché pure Petriccione nel 2024 a fare l'Europa League. Venduto Rocas per 1,2 milioni all'Atletico Tucumán. Devono partire adesso due titolari e quei due titolari li andremo a sostituire. Saranno forse gli unici due cambi che faremo durante questo mercato. Ok, il primo è Schmeichel, che va via al Newcastle per 13 milioni e mezzo nonostante i 37 anni. E vendiamo anche Romero a 650.000 al Bristol, almeno va a giocare poveraccio. Di base sostanzialmente adesso dobbiamo andare a prendere un portiere. Ma chi prendere? Perché parlo così? È stato Blanco all'Everton. Allora, gettiamoci a capofitto sul portiere. Io proverei a prendere Gregor Kobel della Fiorentina, 82 di overall, 26 anni. Non paghiamo la clausola di 40 milioni e secondo me riusciamo a portarlo a casa anche per una trentina. Allora, iniziamo mettendogli in cambio a Ascasibar, perché tanto non ci facciamo niente. Più 5, 4 milioni di euro. Vediamo che dice. Ne vogliono 19. Madonna, 19 ne vogliono oltre a Ascasibar. Piuttosto me lo tengo a Ascasibar. Che cazzo. No, ne vogliono 19, ragazzi, non va bene. No, allora levo Ascasibar e ti offro 20-23. Vogliono cozza. Ma da quando è che la Fiorentina ha iniziato a fare la voce grossa? Niente, non bisogna proprio pensarci. Ma non mi hanno mai fatto un'offerta economica. Mo mi diranno inaccettabile. Gli ho offerto 23, volevano 23 più cozza. Sta cosa non cozza, ragazzi, ve lo dico subito. Sta cosa non cozza affatto. Intanto ho venduto l'altro titolare, che è Florenzi, per 8 milioni e 8 al PSV. Inaccettabile, vogliono 38 milioni. E la Madonna. Madonna mia, la Fiorentina, ma voi state male. A sto punto gli davo Ascasibar. Niente, raga, vogliono proprio 38 milioni. Sapete che vi dico? Allora, qualsiasi io lo do davvero. Tanto non ci faccio niente con Ascasibar. Però gli do 13,7 oltre Ascasibar. Vediamo che dicono. Ok, accettato, perfetto, meno male, dai. Purtroppo Ascasibar era un ottimo calciatore, ma venderlo non possiamo. Dobbiamo aspettare l'anno prossimo. E adesso avevamo bisogno proprio come il pane di Kobel in porta. Perfetto, preso. Detto questo, ci manca solo l'esterno destro. E poi possiamo anche chiudere il mercato. Mi piacerebbe provare a prendere Hakimi. Sarebbe il primo top player che abbiamo a disposizione. Ma secondo me non ce la facciamo. Guardate che vi dico, secondo me non ce la facciamo.
Infatti vogliono 160, no, niente, fa niente. Allora, debutto in campionato contro il Milan, pareggiato 1-1, ci può sta. E ecco l'esterno destro che vorrei prendere, Waman Gituka del Torino. Prendiamolo perché secondo me questo è fortissimo. Waman Gituka, Tuca volevo dire, non Suka. Ok, chiuso per 45 milioni e 7. Perfetto, preso Waman Gituka. Allora, andando a dare una rapida occhiata alla rosa, la squadra è molto buona. L'unica cosa che vi dico è che forse si potrebbe... Cozza lo voglio lasciare che cresce. Forse potrebbe provare a prendere un centrocampista centrale, non lo so, questa è l'idea che mi viene in mente. Però quanti soldi abbiamo? 50 milioni e 106 mila di budget. Allora, i 106 mila di budget dimentichiamoceli, al massimo gli daremo 50 mila, quindi abbiamo 52 mila. I soldi sono relativamente pochi per giocatori forti che vogliono un sacco di soldi. Però se noi proviamo a prendere Puig, che vale un botto, possiamo pensare di dargli un nostro centrocampista. Alla fine, nel senso, arriva un titolare e parte un titolare, insomma. Tipo Basiz, che comunque c'ha 81, 27 anni, vale 27 milioni, io ti offro 35 milioni più Basiz, vediamo che dicono. È la madonna, però. Ma possibile che devono sempre sparare così tanto in alto? Cioè, io veramente non ho parole. 90 milioni più Basiz, e poi che fai? Gnocchi col culo. Rappresentante Piemonte, sì, è il sindaco. Ma vaffanculo, va. Te e Puig. E Quinto dice, proviamo a fare lo stesso con De La Cruz. Ma tanto chiederanno i stessi soldi, perché questi hanno la mamma felice. Mamma mia, pure troppo felice, guarda. Tanto, tanto, così tanto felice che mi rode il culo. Ecco, Basiz più 69. A proposito delle mamme felici, come faccio a dare tutti questi soldi, frate? Ma chi ce l'ha? Niente. Ah, che palle. Niente, sapete il tempo quanto che ci pensano. Non ce li ho i soldi. C'è poco da pensarci, o sì o no. Ma poi ci fosse un centrocampista che è in scadenza, puttana Eva. Non ce n'è uno in scadenza, assurdo. Andiamo a prendere Yusuf Fofana del Bologna, dai. Questa è una cosa che mi viene in mente. Non so nemmeno se ce la facciamo in realtà, Però ci proviamo. Ok, chiuso per 42 milioni e mezzo. Questa mi sembra un'ottima mossa, se posso essere sincero. Almeno con il Bologna si può trattare. E che cavolo. Non ho dovuto nemmeno vendere nessuno dei miei calciatori. Poi, se l'anno prossimo vogliamo vendere qualche centrocampista, lo vendiamo. Se no ce lo teniamo alla facciaccia vostra. Ha capito Fofana? Rive vuole essere subito cruciale. E va bene Fofana, e bravo Fofana. Perfetto, preso Fofana. Detto questo, il mercato è chiuso. Non so sinceramente che affronteremo in Europa. Anzi, se posso essere sincero, mi avrebbe fatto piacere saperlo. Mo vediamo, aspettate un attimo. Allora, innanzitutto mettiamo titolare Fofana al posto di Basic, investiga dopo. Pazzesco, ho preso Insigne e fa panchina fissa, oh. Chi l'avrebbe mai detto? Ma chi l'avrebbe mai detto? Vediamo un po' se è arrivata la cosa dell'Europa League. Credo di sì. Allora, no. Dai, dov'è l'Europa League? Perché non me lo dici? Arriviamo all'ultimo giorno di mercato. Voglio sapere chi affrontiamo in Europa League. Ah, perché giovedì c'è l'ultimo turno d'Europa. Allora, ciò che più mi interessa è l'Europa. Vediamo un pochino. Speriamo, lo sto sbagliando tutti i tasti. Speriamo che sia andata bene. Vediamo un pochino allora. Midtjylland. Questo che cazzo è? Non lo so, credo Friburgo e Young Boys. Allora, il girone non è proibitivo. Però se è Friburgo e Young Boys non è nemmeno il più semplice di tutti. Simuliamo. Giugno 2025, torniamo indietro e vediamo com'è andata. Agosto, fatto 4 punti tra Inter e Milan. Settembre, vinto 0-4 contro il Midtjylland, il North Zealand. Poi vinto con lo Spezia, 7 punti, Sassuolo 10, Bologna 13, Juventus 1, quindi 14 pareggiato. Vinte tutte in Europa League, tutte vinte in campionato, quindi 14 più 4 per 3, 12, 14 più 12 fa 26. 14, 12, fa 20, sì, fa 26. Poi 27 con la Roma, 30 col Torino, 33 col Benevento. Altre 22 gare vinte con in Roma, vinte tutte, mamma mia. Eppure in campo, quanto siamo forti? 33, 42 punti in campionato e tutti in Europa League. Poi Coppa Italia, eliminato il Brescia, eliminato il Milan, siamo in semifinale. In campionato 42, 45, 48, 49 punti. Vediamo in Europa League, eliminato il Benfica. Eliminato il Benfica, eliminato il Benfica. Poi un punto, quindi è 29, 50, 53, 56, 57 punti in campionato. Mamma mia ragazzi, dobbiamo andare in Champions. Intanto rischiamo di uscire dalla Coppa Italia contro l'Udinese. Eliminato l'Udinese. Allora, è un peccato, perché siamo fuori ai quarti, agli ottavi di Europa League contro il Salisburgo, ma ci sta. 57 punti, 3, 6, 9, 12, quindi 67, 69 punti. Eliminato l'Udinese, siamo in finale di Coppa Italia. Allora, vinto con lo Spezia, 72, 73 col Parma, 75, 76 con l'Inter. Poi perso con Benevento e Milan. A maggio abbiamo vinto la Coppa Italia.
vinta la Coppa Italia e poi 3 punti con la Juve 79, 3 punti con il Genoa 82, 3 punti con la Lazio 85. In campionato siamo arrivati primi in classifica, 88, me ne ero persi 3 per strada. Campioni d'Italia, campioni d'Italia con il Crotone, vincitori anche della Coppa Italia. Quindi abbiamo fatto il double. Ragazzi miei, quanto cavolo siamo forti! Quanto siamo forti! Andiamo a guardare la squadra che abbiamo. Kobel sale di 1 arriva 83. Poi Cozza sale di 1 arriva 81. Kumbulla di 1 arriva 83. Martinez di 1 arriva Martinez di 1 arriva 86. Magaian di 1 arriva 76. Luperto non sale. Eli non sale. Puado sale di 1 arriva 86. Svanberg non sale. Fofana non sale. Peccato. Basic sale solamente di 1. Rovella sale di 1. Ricci sale di 1 arriva 78. Blanco non sale. Vamangituka sale di 3 arriva 85. Quanto ha fatto questo? 22 gol, madre di Dio. Rigoni scende di 1 perché è infortunato. Noah Lang sale di 2, arriva 86. Insigne scende di 5, arriva a 79. Per l'anno prossimo lo venderemo, ma ci faremo comunque qualche soldo. Quanto ha c'ha di contratto? Ok, 2 anni. Messias scende di 6, arriva a 62. Unas sale di 2, arriva a 82. Williams sale di 2, arriva a 75. Brobbey sale di 2, arriva a 91. Ragazzi miei, quanto ha fatto questo? 27 gol. Huerta sale e non sale. Huerta rimane a 75. A Insigne avevo dato un compito, vediamo se l'ha portato a termine. No, mancano 4 settimane per diventare un centrocampista sinistro, in modo che poi Insigne anche, Insigne stesso possa risalire di overall. Detto questo, mancano 4 settimane, proviamo a vedere se andando a 29 giugno mi fa fare già Insigne adesso, se no ovviamente poi andiamo all'anno prossimo per il nuovo mercato, il primo della Champions League. Allora, giorno 29, vediamo rapidamente se Insigne... lo fa, ma non penso in realtà. Vediamo un attimo, eh. Sì, ok, può cambiare e non sale però. Peccato, peccato. Vabbè, detto questo, ci vediamo la prossima stagione. Allora, raga, qua andrebbe migliorata l'ala destra, un difensore centrale e un centrocampista centrale. Non so chi prendere in generale, però so chi prendere come ala destra, cioè Irving Lozano, 84, 29 anni, in scadenza, mi costerebbe sui 40 milioni di euro circa. Ricordiamo che l'obiettivo è riuscire in breve tempo a vincere la Champions, e ricordiamo anche però che noi abbiamo solo tra mille virgolette 100 milioni e quindi tutta sta roba non possiamo farla. Proviamo a vedere se Insigne interessa al Napoli. Offriamo Insigne più 20 milioni, vediamo che dicono. Gli interessa quindi un ritorno, però ne vorrebbero 35, ma stanno pazziando. Questa è scadenza, io vi do anche meno di quanto vale, perché dovrei no ragazzi, non esiste. Guardate, faccio così, rimuovo il giocatore, vi do 35, adesso loro me ne chiederanno 41 probabilmente, perché non ti do nessuno, no. Piuttosto un as, me lo vendo, ma non te lo dotte. 35,6, dai, devo mirare a accettare. 40. Vedete però, raga, cioè a che serviva in questo momento andare magari a mettere un giocatore dal quale potrei monetizzare 12-13 milioni? 38 per Lozano, 40, sai che c'è? Va bene, 40 li spendo, vendo un as, vendo Insigne, ecco fatto che ho fatto i sordi. E poi da una parte Insigne si potrebbe anche lasciare come vice di Puado, però è anche vero, raga, che c'ha 34 anni e sta crollando. Insigne lo do via e do via anche un as, perché tanto sta per arrivare il titolarissimo a destra. Visto che mi è arrivata la notifica su Villar, volevo sapere se Villar si sapeva quanto fosse forte o meno. Ma penso di no, con il culo che c'ho io. No, aspetta, è un 83. È in scadenza, però non è che sia fortissimo, a dir la verità, Villar. Sia mai che un centrocampista che mi interessa si svincola o comunque va a parametro zero, mai. Allora, preso Lozano, è il primo acquisto ufficiale come ala destra, insomma il primo acquisto ufficiale in generale. Poi prendo un centrocampista e c'è 85 e più o meno quello anche in difesa. Centrocampista, raga, mi è caduto dal cielo, eccolo qua, Carlos Soler. Vale 85, vale 54 milioni ma in scadenza, quindi io mi butto immediatamente sul nostro centrocampista del futuro, Alvaro Soler. Basic glielo potrei pure dare, ma 17 milioni non glieli voglio dare, gli voglio dare meno, gli voglio dare 7 milioni, vediamo che succede. 16 ne chiedono. Basic è buono darglielo, tanto non ha mai piccato effettivamente il volo. O mica scende, mortacci suoi. Hanno bisogno di tempo per pensarci. Sapete che io amo chi ha bisogno di tempo per pensarci. Annaia la puttana, annaia. Mentre ci pensa, vediamo se vinciamo anche il secondo match. Se ci qualifichiamo, sì, perfetto. Siamo andati avanti al torneo precampionato, almeno questo. Dite, mi sono stufato dell'ottavo sul centesimino. Quanto hanno? 15 e 4? Sì. Mi prendo Alvaro Soler. Mira Sofia.
Battuto anche l'Arsenal comunque. Sto crotone c'è da che c'è da, eh. Intanto venduto Insigne per 10 milioni e 3 al Bologna. Ecco qui che abbiamo acquistato Soler. Detto questo, ragazzi, è quasi finito il mercato. Manca giusto un difensore centrale. Venduto un As per 44 milioni. Raga, il difensore centrale trentenne voglio che sia Jimenez, che potrebbe aiutarci a fare subito il colpaccio in Champions. Siamo di scadenza, partiamo da 55. 75, ok, sei scadenza ma ci tengono particolarmente. Allora 65, avviciniamoci a grandi falcate. 68, sapete che vi dico, sì, se può fa, va benissimo. Grande Marco Giampaolo. Riusciamo a chiudere questo acquisto, abbiamo chiuso ufficialmente il mercato. Del resto non mi importa. Mamma mia ragazzi, Jimenez ha voluto 160.000. Tutti i sordi ci ha usurpato sto stronzo. Fatto sta che è fatta, l'abbiamo preso. È stato un parto ma ce l'abbiamo fatta. Detto questo, leverei cozza immediatamente, perché non cozza bene con il mio modo di pensare. Ecco, la stronzata di oggi l'ho detta. No, in realtà gli ho dato tante possibilità a cozza, però ragazzi, anche basta. È successo qua, manca un calciatore, che te lo dia Lozano. Ragazzi, la squadra è prontissima, la squadra è fatta, manca Soler al centrocampo. Aspettate un attimo, che cavolo, perfetto. E per il resto penso di non aver più nulla da temere o da attendere. Possiamo andare a simulare direttamente fino a giugno per vedere come è andata la nostra prima ufficiale stagione di UEFA Champions League. Primo giugno 2026, torniamo tutto indietro e vediamo come è andata il primo anno ufficiale della storia del Crotone in Champions. Settembre vinto 2-3 con i russi. Ottobre vinto 1-2 col Celta Vigo, perso con il Lipsia, mazza, il girone de merda. Novembre vinto 2-0 col Celta Vigo, pareggiato 2-2 con i russi. Dicembre pareggiato 1-9 con Lipsia, dovremmo essere passati. Ho visto un po' un macello. Allora, Coppa Italia, intanto siamo andati avanti. Ecco, siamo forse usciti con l'Inter in Coppa e forse usciti con il Bayern in Champions. Vediamo un po'. E lì è... Oh! Eliminato il Bayern! Eliminato il Bayern! Fermi tutti, siamo ai quarti di finale! Eliminato il Milan! Oh, 1-1! Oddio, se la vinciamo al primo anno mi sento male. Eliminato il Milan ai quarti, 1-1 con il City. Ah, perso 0-3 con il City, cazzo. Vabbè, semifinale al primo anno, secondo posto però. 0 trofei, 0 titoli. Stanno 0 titoli, fatto sta che abbiamo riconfermato la Champions. Kobel salitori 85, Jimenez resta 88, Kumbulla 85, Martinez 88, Magaian 76, Cozza 81. Cazzo vuole Cozza, perché gli girano i coglioni? Ma Cozza voleva fare un contratto sporadico, ecco. Luperto 78, Luperto è ancora importante. Da quanti decenni è che non rinnovo un contratto a Luperto io? Allora, Eli 80, Quadro 88, Soler 85, Fofana 84, Rovella per chi non si accolta 79, Svanberg 82, Blanco 76, Ricci sale di niente 78, Famangituka che sembra un insulto, proprio brutto brutto 88, tra l'altro fa 25 alla Madonna, e sì che te lo rinnovo il contratto figlio bello, ti dovrei dare pure una pacca sulla spalla. Rigoni scende di 4, tanto si ritira a fine anno. Lang sale di 4, arriva a 90, Messias è morto. Messias, ragazzi, gli voglio rinnovare il contratto a Messias, voglio vedere fino a dove riesce. Ma perché non vuole i soldi Messias? Vuole 11.000, ma chi te li dà? C'hai 56 di overall Messias, voglio vedere fino a dove saresti arrivato. Lozano 84, non sale. Williams non sale, Brobbey sale di un, arriva a 92, Huerta 76. Ragazzi, la squadra è forte forte. L'anno prossimo probabilmente punteremo a vincerla alla Champions, prendendo sicuramente un centrocampista centrale. Forse già è ora di sostituire Lozano, che non è arrivato a 85. Allora, di base, la squadra è forte. Bisognerebbe prendere, per arrivare tutti a 85, un'ala destra al posto di Lozano e un centrocampista centrale al posto di Fofana, da affiancare a Soler. Il centrocampo non è la cosa più forte che abbia mai visto, però qualcosa si può fare. E la prima cosa che io farei, sinceramente proprio la prima ad occhi chiusi, è andare a sostituire Lozano con Gonçalves, che è in scadenza. Non gli pago la clausola rescissoria, lo vado a prendere e vediamo. Ma che è? Vabbè, vediamo se riusciamo a prenderlo con appunto i soldini che abbiamo, sono 158 milioni, magari mettendo un paio di contropartite. Tipo, se gli do Williams più 60, che cosa mi dicono per Gonçalves, visto che è in scadenza? Ne vogliono Lozano più 38. Allora, il discorso è che si potrebbe anche fare, però io direi Lozano più 10. Lozano vale 40. Madonna, non me lo daranno mai. Cioè, sarebbero dei folli. 35. Proviamo 15. 35, beh, ci sta che loro rompano i coglioni, sinceramente,
Proviamo 20. 23, va bene, va bene, va bene, va bene. Gonçalves per Lozano, 23 va benissimo. Andiamo a prendere Gonçalves. Mamma mia ragazzi, 28 anni, 87. Questo è un fenomeno, un fenomeno. Ok, chiuso, ho preso Gonçalves, perfetto. Altro nome che vorrei prendere è Aouar del Manchester City. È un altro 87, è un altro calciatore in scadenza ed è un altro che ci potrebbe fare molto comodo. Proviamo a partire da 60 milioni. Loro vogliono Gonçalves, siete scemi. Ma io non ho parole. Do Gonçalves, Gonçalves adesso l'ho appena comprato. Al massimo vi posso dare Blanco su 50 milioni. Ma ti pare che ti do Gonçalves? L'ho appena preso. 82 ne vogliono. Ma si potrebbe anche fare volendo, eh. Proviamo a risparmiare più possibile considerando che è in scadenza. Ok, accettato 62 ragazzi miei, va benissimo, va benissimo. Ok, cruciale, lui dice 3 anni, così gli dico 4, così mai, mai sia dovesse, ma perché mi mette fuori fuoco? Mai sia dovesse essere ragazzi, insomma stiamo tranquilli senza dover rinnovare i contratti tutti gli anni. È possibile che i soldi qua non finiscono mai. Più compro e più abbiamo soldi. Allora abbiamo preso Gonçalves e abbiamo preso Aouar. Non so se vogliamo migliorare anche un altro ruolo a questo punto. Fammi capire. Allora la squadra è forte forte. O un difensore al posto di Kumbulla o un portiere ancora più forte. Che Kobel non è cresciuto per niente. Quanti anni c'ha? 28. No, al portiere si potrebbe anche tenere. Magari prendiamo un difensore centrale. Mo guardo un attimo. Allora facciamo una cosa ragazzi. Proviamo a prendere Schüle. Schüle dalla Juventus, 30 anni, 87 di overall, ottimo difensore centrale. Mi sembra un buon colpo per provare a vincere la Champions con il Crotone. Mazza dove siamo arrivati comunque. Io offro 50 tondi tondi. Kumbulla più 17. No, Kumbulla me lo voglio tenere. Perché sia mai, insomma, per il futuro non si sa mai. 53.7. 67 ne vuole, sono troppi. Troppi. Allora, al massimo posso accettare dire 60. Vediamo un pochino. Ok, ha accettato il rappresentante del Piemonte. Andiamo adesso a trattare per lo stipendio, sperando di riuscire a rientrarci. E poi il mercato è bello che è andato. Sono molto felice comunque di come è andato questo mercato, sinceramente. Perfetto, ragazzi, Marco Giampaolo ha chiuso per prendere oltre con Gonçalves Aouar anche Süle. Il mercato del Crotone è il mercato da top del mondo praticamente. Ragazzi, ma che squadra abbiamo. Allora Kumbulla finisce a far panchina e ovviamente io la rimetto Süle e non Rodrigo Eli. Allora questa è la squadra, secondo me siamo validi, andiamo a simulare nella speranza di vincere la Champions. Primo giugno 2027, torniamo tutto indietro e vediamo com'è andata. Allora settembre vinto 0-1 col CSKA, ha vinto 2-1 con il Lipsia. Ottobre pareggio 2-2 con lo Sporting, poi ha vinto 3-1 lo Sporting, 4-1 il CSKA, 0-2 con il Lipsia. Va benissimo. Passati, eliminati, no, non eliminati in realtà dalla Coppa Italia perché c'è un ritorno, vinto 1-3 con lo United dagli ottavi. Attenzione, perso 1-2, ma sì, a parte ho visto una cosa bellissima, aveva eliminato la Lazio, aveva perso 2-3, ma ha vinto 0-4 semifinale di Coppa Italia. Ma al di là di questo, cioè magari facciamo, ma perché è tutta storta? Magari facciamo anche il triplete. Raga, ha eliminato lo United rischiando 1-3, 1-2. Quarti di finale, eliminato. Oh, fermi tutti. Eliminato il Real Madrid 1-3 da loro, 1-1 da noi. Vinto 1-2 in casa del Manchester City. Eliminato il City, vinta la Champions. Maggio 2027, vinta la Champions in finale con l'Atletico Madrid. Vinto 1-3 in finale di Coppa Italia contro il Milan. E in campionato, vinto il campionato. Triplettisti, abbiamo fatto il triplete ragazzi miei. Abbiamo fatto il Marco Giampaolo ha fatto, mamma mia, Marco Giampaolo ha fatto il triplete. Fatemi vedere com'è la squadra, fatemi vedere, ve la dico. Allora, Kobel chiude a 87 di overall, 29 anni. Jimenez a 89, 32 anni. Schüle a 87, 31 anni. Lisandro Martinez a 90, 29 anni. Magallan a 72, 33 anni. Kumbulla a 86, 27 anni. Nicola Scozza a 82, 28 anni, grande delusione. Luperto 78, 30 anni. Eli, che andava via a parametro 0, chiude così, 78 di overall, 33 anni, 4 presenze, tra l'altro 3 in American Cicalino Cup, quindi fa solo una presenza in Champions, magari la finale. Puado, 89 di overall, 29 anni, Soler, 86 di overall, 30 anni, Aouar, 87 di overall, 28 anni, Rovella, per chi non si accoltella, 81 di overall, 25 anni, Samuele Ricci, 79 di overall, 25 anni, Fofana, 84 di overall, 28 anni, Blanco, 76 di overall, 26 anni, Svan
Berg, 83 di overall, 28 anni, ha chiesto di essere ceduto. Bravo scemo. Va Mangituka, 90 di overall, 27 anni, 34 gol e 13 assist. Guarda quest'altro, Lang, 32 gol e 10 assist, 27 di overall, 91 anni. Gonsalves, 87 di overall, 28 anni. Williams, 76 di overall, 24 anni. Brobbey, 93, 25 anni, 27 gol all'attivo. Huerta chiude con 76, 26 anni. Ragazzi, questa squadra ha vinto tutto! Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino a qua. Lasciate tantissimi piace e mi raccomando, grazie. Buon shalalene come sempre. Ci vediamo ad un prossimo video.